Era l'anno di Nostro Signore 1977, quando la casa e l'indirizzo più esclusivo di Milano era una casa occupata, il collettivo di Via Morigi, dove si trovavano le femministe, i rivoluzionari, gli omosessuali. E vi era un collettivo di persone che facevano diversi mestieri d'arte, intellettuali, studiosi di varie materie, che avevano deciso che il teatro era un modo di espressione particolarmente rimarchevole e utile. Si chiamava Nostra Signora dei Fiori e il risultato di questo spettacolo collettivo fu una realizzazione chiamata La Traviata Norma, due titoli d'opera lirica messi insieme, La Norma di Bellini, Traviata come la Traviata famosa di Verdi, per mettere in scena un'omosessualità che non voleva più dolore, non voleva più nascondersi, anzi irrideva, prendeva in giro i comportamenti eterosessuali, parlando delle pene degli eterosessuali e dicendo che a teatro non se ne poteva assolutamente più. Star della compagnia, composta di 30 persone che ogni sera facevano una performance che coinvolgeva il pubblico fino all'estremo, con alla fine il pubblico che veniva catturato dai performer, con svariati signori truccati o in abiti femminei che si buttavano in braccio a imbarazzati spettatori o anche a contenti spettatori a seconda delle repliche, era Mario Mieli. Mario Mieli all'epoca aveva già pubblicato il suo libro capitale Elementi di critica omosessuale, una tesi di laurea in filosofia morale in cui si diceva che non bastava la filosofia, ci voleva anche il teatro e la performance. Mario Mieli in abiti meravigliosi da fata cantava in realtà vicende di masochismo, di oscurità notturna, di abiezioni di vario tipo che poi confluiranno nel suo proibitissimo romanzo, purtroppo ancora oggi non noto, Il risveglio dei faraoni, che la famiglia ha censurato per decenni. In quel romanzo si parla di questo continuo spettacolo, di questa continua andata in scena, di Via Morigi, di passaggi a Parigi, a Amsterdam, in altri luoghi, a Londra, in cui Mario Mieli ha messo a fuoco se stesso e la condizione omosessuale. Il teatro per Mario Mieli rimase il luogo principale d'espressione e l'ultimo spettacolo poco prima della tragica morte per suicidio fu alla 5 giorni del monologo, in cui interpretava un monologo chiamato Krakatoa, parlando dell'impossibilità di vivere con il padre, figura di castrazione, figura di violenza, che egli voleva porre per sempre al di fuori della propria esistenza, dicendo che il teatro era in primo luogo il luogo in cui si poteva affermare la felicità che sempre è argomento politico per Mario Mieli e di questa stagione straordinaria degli anni 70 che si ispirava a Jean Genet e alla sua Notre-Dame des Fleurs per affermare che il desiderio è più importante del tutto.